Voi lo sapete che questa non è una lezione di letteratura inglese e se non lo sapete mettetevelo in testa. Molto rumore per nulla è una commedia che io ho conosciuto da piccolina in una versione filmica perché la mia mamma mi faceva vedere Molto rumore per nulla nella versione di Kenneth Branagh in cui la coppia Beatrice e Benedict era fatta da Kenneth Branagh e Emma Thompson. E lì sono nata e cresciuta nella città di Romeo e Giulietta, questo è il motivo per il quale non li posso soffrire. Mentre la coppia Beatrice e Benedict mi ha affascinato da subito e probabilmente mi ha anche plasmato in certo modo. Non lo escludo. Io ho sotto mano due versioni, nessuna delle due è particolarmente recente, però una è tradotta e introdotta da Nadia Fusini. Si trovano delle bellissime lezioni e conferenze di Nadia Fusini su YouTube, perché tra l'altro lei è docente alla Normale di Pisa. Si trovano e sono veramente molto molto belle. E l'altra traduzione invece è di Masolino D'Amico, che è una traduzione più aderente al testo, un pochino più tecnica per così dire. Questa è più godibile e il saggio introduttivo di questa è meraviglioso, quindi nonostante la traduzione alla quale più spesso faccio riferimento sia quella di Masolino D'Amico tra le due che possiedo, vorrei leggervi, se Nadia Fusini non si arrabbia, spero non lo farà, le prime paginette della sua introduzione, perché in effetti quello che avrei fatto sarebbe stato semplicemente un cercare di spiegarvi quello che lei ha scritto. Il titolo, Much Ado But Nothing, non è scelto a caso. Sempre un titolo significa, e bisogna dunque sostare presso di esso, quasi fosse una soglia. In questo caso in particolare, la sua risonanza profana ci avverte fin da subito che Shakespeare non pretende di situare la commedia in un'atmosfera né romantica né sentimentale. È piuttosto volgare il sottinteso cui rimanda l'espressione. Comune e crasso, il doppio senso che ai tempi chiunque avrebbe immediatamente colto. Ma siccome quei tempi rinascimentali, rablesiani, sono ormai lontani, converrà spiegarlo. Much ado è semplice, allude al chiasso, alla confusione, a un caotico darsi da fare, comico in questo, che a forza di darsi da fare ci si ritrova in un bel casino. Tanto casino, dunque, about nothing, alla lettera, per nulla. Nothing è una parola che a Shakespeare piace. Basta pensare all'uso che ne farà in Amleto, nel Lear, o all'uso che ne ha fatto nel Riccardo II e nel Sogno, dove si dice che la penna del profeta offre all'arioso nulla un luogo dove abitare. Il nulla, lì, è la stessa cosa dell'immaginazione, la pura creatività. Qui di primo acchito parrebbe che il nulla sia il contenuto nullo della commedia stessa, in cui ci si darebbe pena per delle questioni futili, frivole o comunque false, inconsistenti. Ma se consideriamo come veniamo a chiare lettere spinti a fare da Baltasar quando nell'atto secondo alla scena terza si appresta a cantare la sua canzone, che nothing si pronunciava quel tempo come nothing, e nothing e notes si sfioravano nel suono, quel gran trambusto, scopriremo, non è affatto intorno al nulla, è piuttosto l'agitazione che si increspa come un'onda intorno all'atto di notare, osservare, spiare, origliare, attività da cui in effetti dipende la trama stessa della commedia. Ogni inganno della commedia si sviluppa da lì, da un'apprensione illecita dell'occhio e dell'orecchio. In altri termini, qualcosa si dà a vedere e a udire come fosse vero, ma in realtà è truccato, è manipolato. Ma c'è ancora un altro, triplo senso custodito nel titolo accattivante, che va d'accordo con altre commedie del periodo. Se in questa commedia ci si agita fin troppo per niente, se c'è un gran subbuglio intorno a no thing, una cosa che non c'è, non esiste, non è solo perché il fatto non sussiste, e cioè a dire la colpa di cui più uomini accusano una donna, la presunta, sfacciata, indecente promiscuità della Vergine Ero, che è un'illazione malvagia, frutto di un equivoco, di un inganno. No, non è solo per questo. Il punto, anzi, è che quel nothing, nello slang elisabettiano a cui si abbevera con disinvoltura la lingua di Shakespeare, denota l'organo sessuale femminile, definito in negativo rispetto all'unico sesso simbolicamente riconosciuto nel suo valore fallico. E dunque allude, per effetto metonimico, alla femmina d'uomo, ovvero a quell'essere che per definizione, rispetto alla pienezza del fallo, è in difetto. Ha una creatura che quel cosino lì non ce l'ha, e proprio quel cosino da nulla che lei non ha genera nella commedia ogni sorta di equivoci. Nella commedia ogni trambusto, ogni confusione derivano da lì, sono a causa sua, di quel niente che però rende gli uomini pazzi nel terrore minaccioso delle corna. Salto una pagina.
Tra le finte che permettono al maschio di darsi il cosino, o perlomeno di credersi di averlo e di esserlo, c'è la mossa guerresca. E la commedia, molto rumore per nulla, puntualmente inizia al ritorno, quando la guerra è finita. A Messina, dove la commedia è ambientata, i guai intorno al nothing cominciano proprio quando i maschi tornano dalla battaglia, dove si sono comportati tutti da uomini, sono stati valorosi, virili, addirittura eroici. Lì evidentemente il loro cosino l'hanno oggettivato nella spada e gli è andata bene. Le riportano a casa le spade, invitte, bagnate nel sangue del nemico. Ma quando tornate in città la schermaglia si fa amorosa, quando il cosino si tratta di giocarlo nel luogo proprio. In quel non cosino, in quel buco, in quella mancanza di cosino che segnala la differenza sessuale. Ecco che cominciano i guai. Il cosino, misurandosi con il non cosino, sperimenta l'impotenza a colmare il buco. Altrimenti detto, quando ciò che è si misura con ciò che non è, il guaio che ne insorge è che il niente, quel niente che non è e non c'è, effetto straordinario e inconcepibile. Ebbene, il niente risulta dominante. Chi non ce l'ha il cosino non può sostenersi alla credenza. Deve immaginare di più, fino a rovesciare le ordinarie relazioni tra l'avere e il non avere, e stando dalla parte della negazione, produrre figure superiori di equilibrismo, sostenendosi a gradazioni più sottili, più fini della realtà. Ci sono diversi personaggi che abitano questa commedia, però la trama è portata avanti da due coppie, in effetti, che sono quella Ero e Claudio, Beatrice e Benedict. Ero e Claudio sono la coppia tradizionale, sono la coppia di amanti che si perdono l'uno negli occhi dell'altra. Lei è la vergine pura che arrossisce e che non combatte nemmeno, lei si arrende all'innamoramento anche se con grandissimo pudore, grandissimo contenimento, però è la coppia in cui rischia di consumarsi la morte, la tragicità della trama, perché interviene la gelosia di Claudio, intervengono i cattivi. I cattivi vanno a sporcare quello che è puro, quindi vanno a toccare quella coppia lì. E poi invece c'è quest'altra coppia, Beatrice e Benedict, che tutti vedono lontano un miglio essere già una coppia di due tizi che fingono di litigare quando in realtà si piacciono molto, e loro fingono di non capirlo. Non di meno, i loro dialoghi sono veramente molto molto belli, e quindi ho deciso di proporvi la lettura del primo dialogo che intercorre tra Beatrice e Benedict. È un dialogo che è una battaglia, è quello che si chiama una battle of wits, e come fa notare anche Nadia Fusini nell'introduzione, Benedict è appena tornato dalla guerra, è un cavaliere, e in guerra è stato molto valoroso, in guerra ha potuto dire la sua ed è tornato come un eroe. E qui invece, quando si ritrova ingaggiato in un'altra battaglia che comincia Beatrice, si ritrova a non fare esattamente la figura del cavaliere. Si batte quasi bene, però alla fine lascia il campo. La battaglia la comincia Beatrice perché in realtà Benedict stava parlando con altri. E lei arriva freschissima e comincia a insultarlo. E gli dice: I wonder that you will still be talking, signor Benedict. Nobody mocks you. Mi meraviglio che stiate ancora parlando, signor Benedict, non vi si fila nessuno. What, my dear lady disdain? Are you yet living? La mia signorina sdegno, sei ancora viva? Is it possible disdain should die while she had such meat food to feed it her, signor Benedict? Courtesy itself must convert to disdain if you come in her presence. Ah, è mai possibile che lo sdegno muoia quando ha un cibo così dolce come il signor Benedict con cui nutrirsi? La cortesia stessa deve convertirsi in sdegno se tu le arrivi davanti. Then is courtesy a turncoat. But it is certain I am loved of all ladies, only you excepted, and I would I could find in my heart that I had not a hard heart, for truly I love none. Allora la cortesia una volta gabbana. Ma è certo che io sono amato da tutte le donne, tutte tranne voi. E vorrei scoprire nel mio cuore che in realtà non ho un cuore così duro, ma in realtà non ne amo nessuna. Notare che nessuno gliel'ha chiesto.
A dear happiness to women, they would else have been troubled with a pernicious suitor. I thank God in my cold blood I am of your humour for that. I'd rather hear my dog bark at a crow than a man swear he loves me. Lei, invece che fargli notare che non gliel'ha chiesto nessuno, prosegue sullo stesso filone, denunciando che in certo modo la battaglia era lì che voleva andare a parare. Una vera gioia per le donne, che altrimenti sarebbero state tormentate da un corteggiatore pericoloso, fastidioso. Ringrazio Dio e il mio sangue freddo che in questo senso sono del vostro stesso umore, nella vostra indole. Ascolterei più volentieri il mio cane latrare contro una cornacchia che un uomo giurare che mi ama. God keep your ladyship still in that mind, so some gentleman or other shall escape a predestined scratched face. Ah, che Dio mantenga la vostra signoria in questo modo, così almeno qualche uomo eviterà di trovarsi la faccia sfregiata. E qui lei cade. Scratching could not make it worse, and for such faces yours were. Gli sfregi non potrebbero peggiorare una faccia come la tua. Well, you're a rare parrot teacher. Sei una rara ammaestratrice di pappagalli. A bird of my tongue is better than a beast of yours. Qui si riprende un pochino. Un uccello con la mia lingua è sempre meglio di una bestia tua. I would my horse at the speed of your tongue, and so a good continuer, but keep you where you God's name have done. Vorrei che il mio cavallo avesse la velocità della tua lingua, ma statene lontano in nome di Dio, io ho finito. You always end with a jade trick. I know you of old. Te la cavi sempre con un jade trick, con un tiro, abbandoni la gara. Jade è il cavallo di poco pregio, quello che abbandona la gara prima di finirla. I know you of old, si conosco da un pezzo. Perché quello che fa, in effetti, Benedick è rimandarla a Dio, la chiude lì. Questo è un passaggio, è il mio passaggio preferito di tutta la commedia, questa battaglia tra Beatrice e Benedick. Per quanto riguarda invece l'altra coppia, quella Ero e Claudio, è una coppia che mi parla di meno, però Ero è la stessa, perlomeno per come la leggo io, è la stessa Ero, la stessa vergine bellissima e taciturna e pudica del mito di Ovidio. Ero Leandro è un mito che finisce tragicamente, però è stato ripreso da Christopher Marlowe, che ne ha tagliato la parte tragica, ha lasciato soltanto la parte della sublimazione di questo amore miracoloso. Questo testo qui ve lo mangiate. Sono 30 pagine in totale, nel senso che appunto c'è la traduzione a fronte. Questa è una traduzione di Tommaso Kemeny, è una traduzione abbastanza invasiva, insomma è molto autoriale. Mi rendo conto che tradurre Christopher Marlowe non sia facile, però ci sono dei momenti in cui si discosta veramente molto dal testo, anche se ovviamente andando in direzione di una resa del significato e della potenza del testo di Christopher Marlowe. È un testo che mi è piaciuto da impazzire, questo, perché il modo in cui Marlowe tratta la storia di Ero e di Leandro è il modo suo classico, quindi un modo molto dolce, molto intelligente, molto ironico e molto distaccato per certi versi, però con una precisione, con una puntualità, con un'attenzione a tutte le sfumature di emozioni che salgono in corpo a Ero in particolare. Ero che si ritrova, Ero sacerdotessa di Afrodite, bellissima, bella da far male, che si ritrova ad arrossire di fronte a un bellissimo ragazzo che è Leandro. Gli dei cercano letteralmente di palpicciare Leandro mentre sta nuotando nell'Elesponto, da quanto è bello, e lui si gira e fa notare al dio che non è una donna, e il dio praticamente gli risponde: non è un problema. E sono questa coppia per certi versi predestinata, il più bello di tutti e la più bella di tutti. Lei però ha fatto voto di castità ad Afrodite. E questo dialogo, questo monologo, perché in effetti è un monologo quello di Leandro,
che cerca di convincere Ero quando non ce n'è la minima necessità, perché lei è... Nel momento in cui è arrossita, lei ha perso, ha smesso di combattere. E quindi è ancora più divertente vedere tutti gli artifici retorici subdoli di Leandro, che cerca di farla cedere, e da lì Marlowe riesce a far emergere tutte quelle piccole sfumature di imbarazzo, di vergogna, di colpa, di violenza, di desiderio, di amore e di miracolo che emergono in Ero. Io non credo che qualcuno abbia mai amato Ero come Christopher Marlowe. E quindi è un testo bellissimo. Niente, due ve ne consiglio, e spero che vi facciano sorridere quanto hanno fatto sorridere me. E mi abbraccio. A presto.